I sette doni dello Spirito Santo sono anche un aiuto per vincere i sette vizi capitali. La sapienza vince la superbia, l'intelletto vince l'invidia, la fortezza vince l'accidia, la pietà vince l'ira, il consiglio vince l'avarizia, la scienza vince la lussuria, il timor di Dio vince la gola. Il timor di Dio è il timore di fare cose brutte, è il timor di far soffrire il prossimo, è il timore di rovinare le cose belle della nostra vita, la propria vocazione, il proprio matrimonio, gli affetti, le proprie responsabilità sul lavoro, la propria fede, ed è il timore di sciupare le occasioni di bene e di nobiltà, il timore di non riempirsi alla grandezza, perché percepisci che la tua vita è una cosa preziosa e bisogna viverla in un modo grande. La gola invece è un cercare dalla vita solo appagamenti, compensazioni, ristori, sollievi, per intontirti, per scappare dalla vita, per sfuggire dal reale e utilizzare tutto ciò che la vita può dare di piacevole per alienarmi, per andare in un posto gradevole, per non sentire più ciò che mi fa male, per perdere lucidità, per non pensare più. E questo mi porta a vedere tutto nella vita in funzione del mio piacere, del mio star bene, e a sfruttare le persone per appagarmi. E così divento sempre più solo e a poco distruggo tutte le cose belle della vita. La gola ha infiniti volti e tutti ci siamo dentro, tutti. E perché ci intontiamo così? Perché non amiamo la nostra vita, perché non percepiamo la nostra vita come qualcosa di prezioso, così prezioso che hai paura di rovinare tutto. Ed è per questo che il timor di Dio vince la gola. La scienza vince la lussuria. Che cos'è il dono della scienza? È quel dono che ti fa cogliere il fine profondo delle cose, il motivo per cui esisto io, esisti tu, esistono le cose e le persone. La scienza ti fa cogliere la bellezza profonda delle cose, per cui diventiamo innamorati della vita, della realtà, della bellezza delle persone, di tutte le persone, ma con un amore casto, un amore che vuole servire, custodire e non possedere. Nel campo del creato, ad esempio, la scienza mi porta a custodirlo e non a sfruttarlo, distruggendo, inquinando. Nel campo della sessualità mi porta ad amare la mia donna con uno stupore grande, per cui percepisco che la sua persona è mistero e che non la conoscerò mai completamente e che è fatta di qualcosa di grande. Lei è fatta per Dio come io sono fatto per Dio, e che percorriamo un percorso di strada insieme, donandoci ma non possedendoci. E percepisco la sessualità in me come una forza grande di vita che non può portare se non a cose grandi. La scienza è uno stupore così grande che svuota dal di dentro il falso fascino della lussuria e ci fa scoprire la bellezza della castità, ci fa capire
che c'è un piacere più grande e che anche il mio corpo è fatto per questa gioia più profonda. C'è poi il dono del consiglio che sconfigge l'avarizia, perché il consiglio è la capacità di scegliere, di prendere delle decisioni, di decidersi a fare e non solo a parlare, e di trovare i mezzi adatti per realizzare la decisione, la capacità di scelta per seguire Cristo veramente e non solo a parole, per rispondere alla chiamata di Dio, alle chiamate di Dio, per costruire la propria autenticità umana e cristiana, per incarnare i valori in cui crediamo concretamente, per trasformare la parola di Dio in vita concreta, per amare chi mi passa accanto. E capisco che scegliere queste cose significa privarmi di qualcos'altro, rinunciare a qualcos'altro. Imparare a donare e condividere ciò che mi sembra indispensabile per scoprire che posso vivere anche senza, che la mia vita non dipende dai beni. Lo sai perché molti giovani e molti adulti non sono capaci di scelte definitive fino in fondo? Oggi non ci si vuole più sposare, per esempio. Si convive, si prova, prima per 2 o 3 anni, adesso per 20-30, no? Perché sono avari. Cioè non riescono a scegliere una strada perché hanno paura di perdere anche tutto ciò che ti potrebbe dare l'altra strada. Loro dalla vita vogliono sperimentare tutto, non privarsi di nulla, e così rimangono sempre in superficie. In realtà non sperimentano mai nulla fino in fondo, perché non sono capaci di rischiare nulla. L'avarizia è proprio questa incapacità di rinunciare, di privarsi di qualcosa, di rischiare, perché tu devi guadagnare da ogni gesto della tua vita. Il dono del consiglio ti aiuta a scegliere, e ogni scelta è una rinuncia. E così a poco ti trovi libero dall'illusione che i beni e le sicurezze e le esperienze siano le cose senza le quali non puoi stare. Molti matrimoni saltano per via di un atteggiamento di avarizia, perché uno o due o entrambi, uno dei due o entrambi, non sono disposti a rinunciare a se stessi per incontrare l'altro. Solo chi impara a rinunciare sperimenta che cos'è la libertà. Per questo il dono del consiglio sconfigge l'avarizia. Ecco, abbiamo visto solo 3 di questi doni. Magari in una prossima omelia vedremo gli altri 4. Il timor di Dio vince la gola, la scienza vince la lussuria, il consiglio vince l'avarizia.